Cari amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo video che caricherò nel 2022, per questo vi auguro un buon anno. Spero che questo 2022 sia per voi un anno felice, perché la cosa importante è cercare di essere felici, seguire sempre felicità, come ci dice Angelo Branduardi, e soprattutto possiate trovare quello che è un po' lo scopo, realizzare, cioè l'obiettivo che voi avete in mente, perché tutti ne abbiamo uno, sicuramente anche voi. Vedo inoltre che siamo arrivati alla bellezza di 80 iscritti al canale, un numero che non avrei mai onestamente immaginato di raggiungere, perciò io vi ringrazio della fedeltà, dell'affetto con cui seguite queste piccole cose che faccio. E io continuo imperterrito a tediarvi con Dante, perché lo so che tanto Dante in quest'epoca non lo legge nessuno, non frega niente a nessuno di Dante. Ma di questo a me non interessa, io continuo a raccontarvelo lo stesso. Chi vuol seguirlo lo segue, chi non lo vuole seguire non lo segue, non è un problema. Fatemi sapere poi, per coloro che vedono questi video, cosa ne pensate nei commenti, anche se non vi piacciono, ovviamente scrivetelo lo stesso, non è che mi offenda, assolutamente, se no non li pubblicherei, altrimenti me li terrei per me. Io oggi vi porto al centro della Terra, vi porto sottoterra, vi porto nelle viscere della terra, precisamente all'inferno, quella cantica che è così tanto famosa, quella cantica che ha ispirato addirittura, mi sembra sia un videogioco, Dante's Inferno. Vi porto precisamente nell'ottavo cerchio, terza bolgia, la bolgia dei simoniaci. Simoniaci sono quelli che avevano venduto i sacramenti. Sostanzialmente la simonia è la compravendita dei sacramenti. Prende il nome da un certo Simon Mago che avrebbe chiesto a San Pietro, il permesso di poter, appunto, di poter celebrare i sacramenti, eccetera, in cambio di denaro. Quindi voleva comprare, diciamo, quasi come comprare il sacerdozio, praticamente. E Dante infatti inizia il canto con una bella invettiva contro i seguaci di Simon Mago. E inizia così: O Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio che di bontate devono essere spose e voi rapaci per oro e per argento avvolterate. Or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Cioè gli dice: O seguaci del mago Simone, quindi o simoniaci, voi che sostanzialmente siete rapaci delle cose di Dio, cioè volete comprare con il denaro, con l'oro e con l'argento le cose divine, i misteri divini, i sacramenti divini, suonerà per voi la tromba del giorno del giudizio. Ok? Quindi sarete puniti per questo. Precisamente in questa bolgia il contrappasso si applica in maniera, come sempre nel poema sacro, molto precisa. Praticamente che cosa vede Dante? Dante vede che ci sono dei piccoli pozzetti, ok? Dei piccoli pozzetti dai quali spuntano le gambe di alcuni dannati. Lui riesce, spuntano solo le gambe dal polpaccio in su, quindi fino al piede, e i piedi di questi dannati sono infuocati, ok? E questi pozzetti, quando Dante li vede, gli sembra che siano simili a dei fonti battesimali. Fa praticamente una similitudine con il luogo dei battezzatori nel battistero di San Giovanni. Poi dice in un passo che non è onestamente molto, molto chiaro, che lui racconta di aver salvato una persona che stava annegando in uno di questi, rompendone uno nel battistero di San Giovanni. E in pratica il contrappasso, perché come funziona? Queste persone che nella loro vita avevano sovvertito l'ordine della Chiesa, quindi perché avevano sostanzialmente comprato i sacramenti, vengono punite stando a testa in giù, quindi sovvertite rispetto a come si sta nel fonte battesimale, che ovviamente si viene immersi, no? Almeno dalla testa, invece praticamente loro vengono immersi, vengono messi a testa in giù, con le gambe infuocate, questo perché non avevano sentito l'ardore della fede, quindi hanno i piedi infuocati perché appunto così possano sentire l'ardore, diciamo, il calore del fuoco. Questo essere a testa in giù è anche un sovvertire le sacre scritture, perché
perché ovviamente queste persone avevano fatto scempio delle sacre scritture. E Dante vede che c'è uno di questi che agita le gambe in maniera più forte rispetto agli altri dannati, e quindi dice a Virgilio, dice al maestro: chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti? Disse io, e cui più roggia fiamma succia? Cioè, dice, questo qui si agita di più, chi è questo tizio? E quindi Virgilio poi gli dice, lo accompagna giù nella bolgia, accanto a questo tizio. E sostanzialmente Dante poi dice, quando gli si avvicina al pozzetto dove spuntavano le gambe di questa persona, gli dice, Dante dice, io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poi che fitto richiama lui perché la morte cessa. Cioè, sostanzialmente, questo Dante qui è come la posizione del prete che confessa il condannato a morte cercando di ritardarne l'esecuzione, quindi sta nella stessa esatta posizione. E qui avviene un episodio che a mio parere è geniale, perché il poema sacro molti credono che sia una cosa poco divertente anche, ma in realtà qui Dante fa una cosa geniale. Perché questo dannato, che non lo può vedere in faccia, perché ovviamente lui è messo a testa in giù, dice così, ed egli gridò: se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi menti lo scritto, se tu sì tosto di quella versazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna, e poi di farne strazio? Cioè, questo tizio gli dice, ma dice, Bonifacio, ma sei già qui? Sei già venuto, ma sei venuto anzitempo? Cioè, non era... Io pensavo tu venissi molto dopo, perché credevo tu fossi ancora vivo. Sei venuto qui prima? Ti sei già stancato di fare scempio della bella donna, che sarebbe la Chiesa? Ti sei già stancato di rovinare, di distruggere la Chiesa, e sei già venuto qui? Questo è una cosa geniale, perché Dante non può mettere il suo principale antagonista, cioè il Papa Bonifacio VIII, in un regno ultraterreno per un motivo facilissimo, perché Bonifacio era vivo quando Dante scrive questi versi. Bonifacio morirà nel 1303, questo viaggio Dante lo compie nel 1300, quindi non può mettere Bonifacio nell'oltretomba, non ci può stare un vivo. O meglio, c'è cioè già Dante, ma gli altri sono tutti morti. Quindi cosa fa? Per fare intuire la sua destinazione ultraterrena, fa in modo che quest'uomo, che adesso vedremo chi è, lo scambi per lui. E quindi dice a Dante: ma o Bonifacio, ma che ci fai già qua? Capito? Un po' come quando uno vede una persona e non si aspetta di vedere in un certo posto. Cioè, ma io che ci fai qua? Cioè, per me questa è una cosa eccezionale. E poi Virgilio, dopodiché Dante rimane un po' stupito, no? Dice, ma questo che vi dice questo tizio? E Virgilio lo esorta a dire a questo dannato, dice, guarda, digli tosto, non sono colui che credi, per dire, cioè, digli che non sei Bonifacio, perché sennò questo pensa che tu sia un'altra persona. E Dante segue, gli dice che non è lui, che non è la persona che lui credeva. E a questo punto lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque, che a me richiedi? Cioè, dice, il dannato, una volta capito che quella persona non era quella che lui sperava, iniziò ad agitarsi quasi piangendo e dice: allora chi sei che vuoi da me? Ok? E poi inizia a presentarsi: se di saper chi sia ti talco tanto che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fu figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar le orsatti, che sull'avere e qui mi misi in borsa. Ora lui dice: se tu vuoi sapere chi sono io, sappi che io fui vestito del gran manto, del manto papale, perché questa persona che parla è un papa, ok? Io fui figliol dell'orsa perché si tratta di Papa Nicolò III, che era un esponente della famiglia degli Orsini, una delle famiglie più potenti della Roma del 200. E questo papa lo dice proprio, lo ammette: cupido sì per avanzar le orsatti, cioè lui dice: io quello che feci una volta arrivato al soglio pontificio fu quello di favorire i miei parenti, perché questo Papa Orsini, Papa Nicolò III, fu un papa nepotista, cioè fu il primo papa che, nepotista della storia, potremmo dire, quello che fondò, per così dire,
la parola il nepotismo, cioè il favorire i propri nipoti. Quello che lui voleva era sostanzialmente creare la sua fare la della sua famiglia, la famiglia Orsini, la più potente. Quindi voleva dargli a tutti i suoi nipoti delle posizioni di grande prominenza. E infatti ora sconta la pena, ok? Sconta la pena in questo modo. E quindi lui dice poi dopo che di sotto al capo mio sono gli altri tratti che precedette me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Cioè dice, sotto di me ci sono quegli altri che appunto mi precedettero, che anche loro furono papi simoniaci, che sono schiacciati, sono piatti, sono infilati nelle fessure della pietra, ok? E poi quello che dice, allora, laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credia che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Cioè dice, giù più giù, anch'io cascherò quando verrà Bonifacio VIII, che è quello che pensavo che fossi tu, quando ti ho chiesto quella cosa, ti ho fatto quella domanda. Ma più il tempo già che i piedi mi cossi e che io sono stato così sottosopra, che non starà piantato coi piè rossi. Cioè dice, io, Papa Nicolo Orsini morì nel 1280, Dante è qui nel 1300, quindi sono 20 anni che il Papa è morto. E quindi dice, io sono qui da 20 anni, ok, con i piedi cotti da queste fiamme, però lui, Bonifacio VIII, che verrà dopo, ci starà ancora più tempo, perché è ancora più indegno di me. Ok, e poi non solo, e poi continua e dirà che dopo di lui verrà di più l'aidopra, di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui me e me ricopra. Cioè dice, dopo Bonifacio verrà un altro che sarà ancora peggio e verrà da ponente, era il Papa Clemente V, Papa francese. Che secondo la tradizione vinse, cioè fu eletto papa perché il re di Francia, Filippo il Bello, in qualche modo si racconta e comprò il conclave. E quindi, da questo punto di vista, poi quel papa lì, Clemente V, trasferirà la sede pontificale ad Avignone e quindi creerà quel momento storico della Chiesa cristiana terrificante, no? Del trasferimento ad Avignone. E quindi lui dice: dopo di me verrà un altro che sarà ancora peggio. Di me e di Bonifacio VIII messi insieme, ok? E a questo punto di vista, da questo punto, Dante, una volta che ha ascoltato tutto questo, inizia una violenta invettiva contro la corruzione ecclesiastica e contro i papi simoniaci. E dice praticamente così: Deor mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi retro, né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro ed argento, quando fu sortito al luogo che perdé l'anima ria. Cioè Dante si arrabbia e dice, ma dimmi un po', ma quando San Pietro avevano mai chiesto, né Pietro né gli altri apostoli hanno mai chiesto denaro, nessuno ha mai chiesto nulla, quindi voi siete sostanzialmente dei papi, diciamo che simoniaci, no? Dei papi corrotti, ok? E inizia ad avere un po' anche di sarcasmo qui Dante nel raccontare questa, nel fare questa invettiva, ok? Dicendo non hanno mai chiesto, no, non hanno mai chiesto soldi gli apostoli e i papi, cioè voglio dire. Poi però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. Cioè dice, ora tu sei stato così, sei stato un papa simoniaco corrotto, ben ti sta questa punizione che ora sconti qui, quindi dice ti sta bene che tu abbia questa punizione, ok? E poi diciamo, gli ricordò il tradimento con Carlo d'Angiò, perché praticamente in quel tempo i papi, la chiesa più che altro, era molto, cioè, si prostituiva un po' con i re, infatti poi dopo Dante dice questo, dice, se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi. Cioè dice, se io non avessi un minimo di riverenza, perché tu comunque sei stato un papa, cioè non posso parlare con te in maniera ancora più forte, perché io altrimenti userei termini ancora peggiori per gente come te, ok?
E poi dice che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Cioè dice, l'avarizia, la cupidigia di questi papi corrotti è negativa, è pessima per il mondo, perché voi considerate soltanto le persone negative, le persone malvagie, favorite solo i malvagi e non favorite i buoni, all'opposto di quello che dovrebbe essere un papa e un ecclesiastico. Ok? E qui poi fa la similitudine della chiesa corrotta e dice: da di voi pastor s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu in vista. Cioè praticamente lui qui dice che la chiesa, quindi colei che siede sopra l'acque, bolla la chiesa corrotta che anziché fregiarsi dei doni dello Spirito Santo inizia a prostituirsi con i politici, con i sovrani, si vende ai re, cioè la Chiesa si vendeva alla politica. E quindi poi dice: ma voi, qual è la differenza fra voi e gli idolatri? Ok? Dice: fatto avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre se non che egli uno e voi orate cento? Cioè dice: qual è la differenza tra voi simoniaci e gli idolatri? A parte il fatto che voi adorate un Dio e loro ne adorano cento, per il resto siete uguali, ci siete della stessa infima razza. Poi se la prende anche con la donazione di Costantino. Ai Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote che date e prese il primo ricco patre. Cioè dice, la donazione di Costantino, Dante non poteva conoscere che era un falso, questo poi lo dimostrò Lorenzo Valla qualche tempo dopo, ma ai tempi di Dante si riteneva giusta la donazione del potere temporale che Costantino fece a Papa Silvestro. E lui se la prende anche con lui, dice: Costantino, quanto male ha fatto, non il fatto che tu sia diventato cristiano, la tua conversione, ma proprio quella donazione del potere temporale che ha causato tutta questa corruzione, tutta questa malvagità che c'è nella Chiesa. A questo punto poi il canto termina con Dante che crede di ottenere l'approvazione di Virgilio per le sue parole e Niccolò III che forse per sdegno, per rabbia, scalcia ancora di più, agita le gambe ancora più forte di prima, a dimostrazione che le parole di Dante lo hanno o ferito oppure per la rabbia, per lo sdegno, compie questo. Successivamente a questo punto poi gli si mostrò a Dante una nuova parte, una nuova bolgia dell'inferno. E questo è quanto, un canto secondo me bellissimo che merita di essere letto sicuramente. Grazie a voi per l'attenzione come sempre e alla prossima.